Buongiorno a tutti. Ci dispiace tantissimo non esserci stati ieri sera, ma stasera vi aspettiamo. Alle ore 20 saremo prontissimi, preparatissimi. Ci sono tantissime cose di cui discutere insieme, ma una voglio anticiparla stamattina. Non ne voglio vedere più. Tutto mi è abbastanza. Dopo l'app sull'autodeterminazione, a dispetto di chi, come la sottoscritta, continua ad esortare l'essere come individuo e non come cosa, come oggetto, anche se la storia è raccontata da qualcuno con un vestito più bello. Non ne voglio vedere più. Tutto mi è abbastanza. Tutto mi è chiaro. E di fronte a questo, anzi a quest'ennesima conferma di dove siamo, di questo punto della storia umana, io credo che ancora una volta ho avuto conferma che soltanto uno può metterci la sua mano. Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Conosciamo, fratelli e amati da Dio, la vostra elezione. Infatti il nostro Vangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati fra voi per il vostro bene. Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore. Avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia. Infatti da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nell'Acaia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, in modo che non abbiamo bisogno di parlarne. Perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. Auguriamo a tutti di credere in un solo Dio, dopo se stessi. Alla prossima.